Io volevo prima parlare della struttura del piccolo libro Filosofia della Liberazione, che è come un paradigma generale del pensiero che noi denominiamo Filosofia della Liberazione. La struttura del libro è un marco teorico e io penso che la stessa cosa ha fatto Marx nel libro 1 del Capitale. È un marco teorico, ma è un marco teorico categoriale. Significa che le componenti del marco teorico sono differenti categorie che dona luce per capire tutti i momenti del mondo. Allora, tutti i filosofi hanno categorie ermeneutiche per interpretare la realtà. Molto tempo sono inconsciente, ma giustamente leggere un testo filosofico, se mettere l'attenzione obliqua a scoprire quali sono queste categorie di cada autore o cada filosofo. E il filosofo pensa di questo marco teorico. Allora, questo piccolo libro che l'ho scritto in 2 mesi, 3 mesi, nel weekend, quando è arrivato a Messico nell'esilio di Argentina, allora io ho pensato, mia esperienza argentina è una, e in Messico è altro mondo. Se come andare da Italia a Francia. Allora è altro mondo e altra realtà. Allora gli ho detto, io confronto una nuova situazione, io voglio fare una sintesi della mia esperienza in Argentina, che io avevo cominciato con una opera in 5 volumi dell'anno 70 a 75, e cada anno ho scritto in cada semestre un volume di una etica della liberazione, dove sono tutte le ipotesi della filosofia della liberazione, ma è stato solo l'introduzione. Allora io medito, adesso è il momento di donare una visione generale di questo che io ho potuto fare in Argentina e non le farai più, perché comincia una nuova etapa. Allora la filosofia della liberazione è come un testamento di questa esperienza iniziata e sviluppata. E la struttura sono quelle categorie. E sono 3 parti. La prima parte è la descrizione di un paradigma in 6 categorie principali. Il titolo di questa parte, dopo l'introduzione storica,
Siempre la historia es la introducción, historia, geopolítica y filosofía. No dice simplemente geografía, sé geopolítica, sé el espacio sotto el poder, no soltanto político, sino militar, geopolítica. Allora io dico, non è l'spazio fenomenologico di Husserl, non è la agorofobia psicoanalitica, non è il Raum, l'spazio in generale astratto di Newton, ma è l'spazio reale dove il potere politico e militare controlla alla società. Allora è un'introduzione particolare, geopolitica e filosofia, perché non avevamo sofferto una repressione molto forte e io cominciavo un esilio in l'essenza, senso forte della parola, e ho lasciato la casa, la famiglia, i libri, tutto, e io comincio e io dico, questo è un libro senza una nota, perché io scriverei per memoria. I miei libri sono in Argentina, una grande biblioteca. Io ho dovuto fare 3 biblioteche e cominciare di nuovo perché ho perduto la biblioteca e le hanno preso. Allora, io dico, è soltanto una riflessione, senza mia biblioteca, che è dalla lontana Argentina, in l'introduzione io dico, c'è chi segue, è diretto a chi si inizia nella filosofia, perciò questo breve lavoro, senza alcuna bibliografia, perché i libri della mia biblioteca sono lontano nella patria argentina, scritta nel dolore dell'esilio, vuole essere sentenzioso, quasi oraculare. È un libro oraculare, significa corto, espressione, con molto contenuto. Non intendere es un'esposizione completa, bensì piuttosto un discorso che va intessando la trama di un tesi dopo l'altra, una proposta dopo l'altra. È solo un quadro teorico, un marco teorico filosofico provvisorio. Allora, la prima parte è giustamente della fenomenologia alla liberazione. Io parto dalla fenomenologia, io parto in questo libro di Levinas e Heidegger. E la prima categoria è la prossimità. Allora, una filosofia strana, perché io comincio con questa esperienza del quale parlava ieri, una pelle sotto la pelle. Se la prima esperienza, soggetto in un altro soggetto. E la esperienza del volto al volto. E io comincio questo. Ma il piccolo che nasce nel mondo è posto in una cuna, in una piccola cama. Culla. Cuna. Allora comienza l'apertura del mondo. Il mondo è dopo la nascita e la nascita è la prossimità. L'altro fa il nostro mondo, perché noi siamo ricevuti nelle mani della madre e della cultura e del mondo.
El altro comienza a pedagógicamente fare la costruzione del mio mondo. Allora, l'essere nel mondo di Heidegger, che pretendeva essere l'origine, non è l'origine, è il frutto di un atto previo. La costruzione del mondo è un secondo mondo. Della prossimità nasce la seconda categoria, la totalità. Totalité è infinì, la totalità. La totalità è il mondo, è il Welt. Questo è Hegel e questo è Heidegger, è la totalità. Allora, è la seconda categoria. Io non penso adesso donare un'esplicazione perché non è il soggetto, è soltanto un'introduzione. Il primo è la prossimità che è avanti il mondo. E questo è il dialogo fra Ricoeur e Levinas. Soi-même come altro. No. Se l'altro è che costruì le moi, allora c'è la inversa. Io mi souviens a Chicago, j'étais un giorno e on a parlé avec Ricoeur 4 heures in un petit restaurant avec un café e on a discuté les questions, soi-même come altro. Je ne suis pas d'accord, mon maître. Parce qu'il était mon maître à la Sorbonne, on a parlé et après m'a donné son livre qui justement a apparu en ces mois-là, soi-même comme autre, et m'a mis un petit autobiographe dédicace. Et alors, il y a le livre de Ricoeur que nous avons discuté, mais nous avons discuté pas seulement ce sujet-là, mais j'ai discuté avec lui le problème de Marx. Après, je vous dirai. La deuxième catégorie, c'est le monde. Mais pour moi, questo è il significato di basare la chair. La carne. La carne, nel senso ebreo, è la totalità. Non è la carne qualche cosa di corporal, la corporalità. È il primo senso, però il sentido profondo è il mio mondo. Allora, quando la parola dell'altro se fase carne, significa la totalización de la interpelación del otro. Allora, la encarnación en otro sens, en otro sentido, en el pensiero hebreo. Questa è la seconda categoria. La terza sé que en el mundo yo trovo le cose. E questo è il fenomeno, c'è la manifestazione, c'è il faino, fasi, di vostra rivista, l'apparizione dell'altro, c'è la fenomenologia e la totalità, la comprensione totale del senso fa il mondo. Questa è la terza categoria. Sono tutte le componenti del mondo. Allora, in questo momento io posso prendere Husserl, Merleau-Ponty, tutta la fenomenologia. Terza categoria. Ma dopo appare in Secondo momento, adesso
l'altro in il mondo, non l'altro che costituisce il mondo, ma l'altro nel mondo. E questa è l'apparizione, quarta categoria, dell'alterità dell'altro nel mondo. E questo è il momento di Levinas nel secondo. Allora c'è l'esteriorità dell'altro che si rivela nel mondo. Ma la quinta categoria, se chi ha il potere nel mondo, prende all'altro e lo fa una mediazione. Lo tratta come una cosa, non come altri. E questa è l'alienazione dell'altro. Adesso io comincio a fare una modificazione del pensiero di Levinas, perché adesso c'è la dominazione dell'altro e la cosificazione dell'altro. E io penso negli indiani, nella conquista, ma tutti i tipi di dominazione dell'altro, dove io situo l'alterità come una mediazione per il mio progetto. L'alienazione è la quinta categoria. Ma la sesta categoria è quando dice altro, fa una nuova totalità, e è il processo di liberazione. La liberazione è la negazione dell'alienazione. E allora c'è l'apertura a una nuova totalità. Sei categorie che sono come un paradigma che io comincio a, dopo, utilizzare in differenti livelli. Allora, l'schema astratto, aperto, del piccolo libro, sono sei categorie principali. Ma adesso queste sei categorie è praticata in quattro livelli pratici. In quattro livelli pratici. Uno, due, tre, quattro. E se la ripetizione della senza logica, ma la prima relazione, il varon e la mujer. Il maschio. Come? Il maschio. Forte. L'uomo come maschio. Bueno, l'uomo come il masculino e il femminino. Se la relazione erotica, che totalità infinito, se la descrizione dell'eros. Allora io comincio con questa logica. Qual è la totalità nell'erotica? Che dopo sarà il problema del genere. Se il mondo, ma il mondo che ha un io. Io penso, ma no. Adesso il io, che ha una corporalità fallica. Allora io utilizzo adesso come mediazione epistemica Freud. Allora ho cominciato a leggere Freud nel testo per vedere come utilizzare una mediazione scientifica nel sviluppo di una filosofia. E allora è fantastico, perché Freud è un patriarcalismo machista, orribile. Il dice esplicite, la naturalezza della sessualità è masculina e la moglie, la femmina, è l'oggetto sessuale.
en germano, di sessualità. Allora, il io costituisce un oggetto e questo oggetto non è l'altro, ma è una mediazione. E questa mediazione, se la moglie, come oggetto sessuale, allora è una ontologia maschile patriarcale. Io ho detto questo nel 1971, dopo lire il secondo sesso di Simone de Beauvoir, ma avanti tutto il movimento femminista che comincerà dopo. Questa è stata una novità. Ma io la prima parte dell'erotica latinoamericana e la liberazione della moglie, della femmina, l'ho cominciato con una storia simbolica a partire della letteratura dell'indiana, come gli indiani descriveva la relazione dell'uomo mascolino e della femmina, fantastico. Perché nelle pensieri indiani l'origine non è l'uno ontologico, to'on, o tu, to'on sì, l'essere, l'essere non è uno, come Platon, Plotino, il pensiero indoeuropeo, è ebraico, uno, no, per le popoli indiani, tutti, di Alaska fino alla terra del fuoco in Sud Argentina, l'origine è il duo, il duo, masculino e femminino, sempre. Allora il duo può dividere e fare il 4, e il 4 può fare la moltiplicità. Ma l'ontologia indoeuropea che pensa nell'uno, come nasce la pluralità per Plotino? Allora il deve pensare che se la materia, hule, la hule, no? E la hule è eterna o non è eterna? È un principio coeterno con l'uno, e se è coeterno, allora è il duo. È un problema impossibile di soluzione nel pensiero greco. Per gli indiani tutto è masculino o femminino, il sole e la luna, la terra e il cielo, e è una presenza la femmina sempre. Allora è un'affermazione femminina forte, se la terra che dona la vita, se la femmina, ma il sole è lo mascolino che permette la nascita della vita. Entonces, io leggo, ho cominciato a leggere la letteratura simbolica dell'erotica. E dopo arriva il conquistatore mascolino, perché è un soldato europeo, ispano, e c'è la dominazione della moglie latinoamericana. E io continuo una storia fino ad oggi, la prima parte del terzo tomo di mi etica della liberazione, che io ho scritto de 1970 fino al 75, che è stato nell'esilio. Allora, le due primi volumi sono le categorie, ma il terzo è l'erotica. Dopo, il essere cefalico e il non essere è la castrazione.
La moglie ha niente positivo, ha soltanto la negazione del fallo, per Freud. Allora è interessante, l'essere è e il non essere non è. Ma l'essere è fallico e il non essere è senza fallo, ma non con una positività propria. Se semplicemente la negación, allora es interesante porque no tenemos una ontología negativa de Freud. Y yo digo, el Freud es el perfecto machismo. Machismo, porque el padre es el origen, la madre es objeto sexual. Y como es objeto, no se cumple. E allora quando viene il figlio o la figlia, la madre totalizza al figlio e ha un amore che non ha con il padre. E quando il padre si vede escluso, il padre viene e interrompe la relazione della madre con il figlio sogna, sogna. Uccidere il padre. E questo è il complesso d'Edipo. Questo è Edipo mascolino. Qual è l'anti-Edipo? Deleuze, Guattari parla dell'anti-Edipo, non conosce niente. E l'anti-Edipo è abramico. Abram doveva sacrificare il primo figlio in la costume semiti, come in Fenicia, doveva sacrificare l'hijo, nel senso edipico. Ma Abraham arriva al monte e non vuole sacrificare a Isaac, perché ama a Isaac. E perché il padre Abraham ama al figlio? Perché ama alla fame volto a volto. Non è mascolino, ma è altro tipo di relazione. Questo è l'anti-Edipo, Abraham. E allora il non sacrifica l'isio, prende un animale e lo offre a Dio. E il figlio ama al padre. Non c'è il complesso d'Edipo nel pensiero semita. Il complesso d'Edipo è stato greco e moderno. E per questo Freud ha sognato che ha ucciso il proprio padre come un tedesco in Austria, in Vienna. Allora, se ripensare il freudismo come machismo, e noi dobbiamo andare al di là. Questa è l'erotica, ma l'erotica si può totalizzare. L'uomo e la moglie può fare una totalità chiusa e allora viene, arriva, il terzo. Il terzo è il figlio, la figlia. E allora la relazione non è erotica, adesso è pedagogica. Io scrivo una pedagogica che adesso è pubblicata in inglese nel John Dewey Educational Center the University of Columbia, mi pedagogica. La seconda parte del terzo volume è una pedagogica. E allora la totalità è pedagogica. E l'io non è un ego egofalico, è un ego magistrale. È il maestro. Dove io tomo l'esempio? Rousseau. L'Emilio è una pedagogia di dominazione. È fantastico, se vuole leggete, perché
Per Rousseau la natura significa la antigua cultura. È necessario che Emilio non ha padre e madre. Significa senza tradizione. Comienza a zero. El maestro dice, voi siete libre, ma soltanto voi dovete obbedienza a vostro maestro. Non è così libre. Allora, l'ego magistrale toma, educando al bambino, alla gioventù, come l'oggetto pedagogico. E qua fa studente, repite con la memoria l'ideologia del maestro. Socrate è un dominador. Socrate dice all'alunno, questiona, che è che sia la virtù? E l'altro dice, io non so. Ma voi aveste pensato che se così o così, e per questione Socrate, demanda de tal manera che il studente o il discepolo comienza a rispondere. E dopo dice, de dove voi conoscete tutto? Ah, perché vostra anima, prima di aver preso un corpo, aveva visto tutto questo con le dei. Allora, conoscere e memorizzare. Memorizzare significa ripetere. Ripetere significa restare in lo stesso. È un dominatore, perché fa credere al discepolo che la cultura greca è divina, perché ha risposto con risposta greca, ma se divina. Bueno, allora io faccio una deconstruzione della storia della pedagogia che Paulo Freire chiama pedagogia della dominazione. Allora, che significa la liberazione del discepolo? Sì, che il maestro deve prendere al discepolo come altro. E allora, se le toma come altro, il discepolo conosce di molte cose che il maestro non conosce, perché è altra generazione che il giovane, che è una nuova impostazione nella storia. Allora, il maestro liberatore deve avere cada ogni giorno, un oído, una predisposizione all'ascolto, un udito. Udito de discípulo. El maestro debe ser discípulo de su discípulo por poder liberar la potencialidad del discípulo. Ahora yo comienzo una pedagogía de la dominación, de la liberación anti-Rousseau, anti-Montessori, anti-tutti le pedagogi moderno. El figlio è educato, la gioventù è educata, il popolo è educato, molti problemi. E allora diventa un adulto frate a frate. E la terza posizione c'è la questione della politica. Voi vedete, io passo dall'erotica alla pedagogica, alla politica, all'economica e utilizzo le stesse categorie. Nella politica il sistema si fetichizza, si chiude. C'è il potere politico, il cittadino si è dominato nel sistema.
¿Qué significa la democracia? Prendere all'altro como altro. Y la participación en un nuevo tipo de política. Y allora questo è il quarto volumene de mi ética, una obra de 1500 páginas, no piccola. Y la quinta parte se el feticismo, la divinización del falo, de la ideología, del poder, de la riqueza, de la totalidad. La totalidad diventa Dios. E questo è il feticismo. E io devo essere ateo della totalità per affermare un Dio altro. Allora l'ateismo è condizione di possibilità della critica. Allora Marx è ateo? Io domanda, ateo di qual Dio? La maggioranza dei cristiani hanno un Dio. È interessante, quando io sono in Stati Uniti, io prendo un dollaro. E nel dollaro dice, in God we trust. In Dio noi confiamo. E in English, God, si scrive così. Ma come è possibile che dal denaro noi parliamo di Dio? Se per il pensiero ebraico il denaro è temolocho, Amon, che sta contro il Dio di Israele, allora il han fatto il denaro Dio. E io dico, qui c'è un errore e manca una L. Allora, gold, oro. Noi confiamo nell'oro e questo è un fetice. E allora è l'antifeticismo. È necessario essere atei di tutti gli dei per poter rendere servizio all'altro e all'assolutamente altro. Ma le cristiane crede nel denaro e allora sono feticista. È necessario essere ateo di questo Dio per poter affermare a un Dio altro. E l'accusazione contro le cristiane nel circo romano era che le cristiane erano atei di tutti gli dei romani. E non credeva che la luna esté un Dio, que la tierra esté un Dio. Per i romani, i cristiani erano atei. E questa è l'accusazione per andare al circo. E questa è la quinta parte, l'antifeticismo e la garantia di distruggere. La totalización de la totalidad es la cuestión exactamente del absolutamente altro. Cuando yo he finito estas cuatro partes, yo comienzo la tercera parte de la filosofía de la liberación. Y adesso sé, prima, la relación erótica, pedagógica, política, económica, antifetichista, en relación con la natura, prima, con la natura. Allora, c'è tutta una reflexión sobre la natura y cómo la natura, esto es más complicado
dire qualche minuti, perché io penso che la totalità della realtà, io le denomino il cosmos in greco, la realtà conosciuta e non conosciuta, le milioni di galassie e tutta la realtà. Questo è il cosmos. Il mondo è il mondo heideggeriano, il mondo come la totalità di senso a partire da mia vita. E la parte della realtà che è dal mondo, questo è chiamato natura. Il sole è parte del mio mondo e è reale. Ma il mio mondo ha un senso. E la realtà è un'altra questione. Per gli aztechi il sole è un dio, per noi è un astro, parte della natura. E qui è il problema della interpretazione della natura come totalità nel mondo moderno. E allora c'è la destituzione della natura come res extensa. E questo è il fondo ontologico del problema ecologico. Allora tutto il problema ecologico si situa in relazione dell'essere umano e la natura. La seconda parte è la produzione, non la natura donata, ma l'essere umano a partire della natura produce strumenti. Il primo, la lingua. Allora la pragmatica e comienza le signi e la pragmatica, tutto in capitolo. La terza, se le prodotti tecnici e la filosofia della tecnologia e l'estetica, che sono prodotti dell'arte, l'estetica. E la quarta, se la relazione pratica di persona a persona con la natura è una relazione pratico-produttiva e se l'economica. E l'economia finisce il processo. E allora io ho, voi vedete, un marco teorico per pensare tutta questione, tutti. Se voi mi dicete che significa una biblioteca, io posso cominciare di immediato a parlare sul problema, perché io lo posso situare. La ultima parte metodologica è più complessa, è la logica. E la metodologia per pensare, e questo è il gran problema, se la logica dell'identità e la logica dell'analogia, e questo è altra questione. Questo sarebbe il marco teorico per pensare un problema, qualunque, il che sia. Io ho pensato che oggi io prenderei soltanto il finale, l'economica, parla economia, no, l'economia è la scienza empirica, per me l'economica è la filosofia dell'economia, la pedagogia è la scienza empirica. La pedagogica è la filosofia della pedagogia, eccetera. La storia è la scienza empirica, ma la storica è la filosofia della storia. Allora, che significa l'economia situata nella modernità che si chiama capitalismo?
Allora, il tema di Levinas è l'altro. E él dice, l'altro aparece, propiamente dicho, quando l'altro è la vittima, l'oppresso, il povero. Allora, io parlavo, il gran problema della filosofia è clarificare il problema del povero. Ma il marxista mi diceva, povero è una denominación simbólica. El pobre no es filosófico ni económico. En la economía c'è clase social. Allora, ¿qué fa el pobre en relación con la clase social? ¿Y cómo se puede pensar este problema en la filosofía? En la Argentina no ha estado così grave, porque el marxismo no funcionaba mucho, el Partido Comunista ha estado completamente ortodoxo, y colaboraba con los militares, porque la Rusia, Unión Soviética, ha recibido molti relaciones económicas. Allora, el gobierno de la Unión Soviética no voleva essere contra el gobierno argentino y le aveva de militares en buena relación con la Unión Soviética. Allora, noi que luchábamos contra el gobierno militar, el Partido Comunista estaba fuera de la realidad. No es la misma cosa en Italia, diferente. Cuando yo he arrivado a México, has cambiado la situación. Perché in Messico aveva un marxismo molto più sviluppato e nella università c'è un gruppo importante. Allora era impossibile per me continuare il discorso senza conoscere a Marx. Allora io dico, edito, e adesso io devo cominciare a studiare Marx in serio e vedere. El pobre, pobre es... Povero. Povere, ah sí. El pobre, yo le escribiré adesso en latín, pauper. ¿Qué significa? ¿Y qué significa popolo? ¿Y qué significa? Sí. La relación entre popolo y clase. ¿Clase con dos S? Sí. Clase. Y ahora, estudiar en Marx, ¿cómo? Comenzaré con Lukács. Molti volúmenes. O Gramsci, Quaderni. O Korsch, o Engels. Y yo he dicho, lo mejor. Comenzar a leer Marx. Y allora, en 82, he comenzado a leer Marx. Me alegre. Y cuando he comenzado a leer, he compreso que no había un filósofo que había leído Marx. Vos direte, no, es posible. Engels conosceva Marx, non molto, non molto. Ma dopo gli altri, Lenin non ha potuto leggere Marx, perché Marx ha permanece inedito 50% fino ad oggi. Allora, per studiare Marx, è necessario andare agli archivi in Sloterdijk, Amsterdam e Berlino e leggere un Marx che non è pubblicato in tedesco. Io ho cominciato a scoprire molta cosa. Non abbiamo cominciato con Marx. Allora, comprendete, Marx sarebbe una mediazione scientifica per intendere la filosofía de la economía
e la relazione con la etica. Allora è come Freud in l'erotica e Marx in l'economica, ma con una differenza. Marx è stato un filosofo e ha fatto un dottorato in filosofia. Non è come Freud che conosceva la filosofia, ma non è stato un filosofo. Marx era filosofo e conosceva Hegel, io le mostrerò molto bene, ma ha fatto un'economia. Il dice, la questione è la critica di tutto il sistema di categorie della economia politica borghese. Questo che io dico non l'ha detto nessun marxista. Marx utilizza la parola sistema, il sistema di categorie. La questione è di sviluppare tutto il sistema critico di categorie dell'economia politica borghese. Allora io ho detto, attenzione, quali sono queste categorie? Il professor Hauck, professor 40 anni di marxismo in Berlino, il più importante, che è il direttore di un dizionario marxista di 8 volumi, allora io le conosco, e ha detto, Enrique, voi volete scrivere un articolo al dizionario? Bueno, ma voi aveste distribuito tutti i concetti, allora può essere che non c'è nessuno libero che io possa scrivere. Allora io ho guardato i concetti del dizionario del professor Hauck, professor di marxismo in Berlino, e non ho trovato il concetto di categorie. Non ha un articolo sobre che significa il Marx categoria. Io dico, è un dizionario marxista e non ha clarificato il concetto fondamentale di categoria. Allora, io credo che non è un buon dizionario. Ma io ho detto, io scriverò questo articolo. Ma ho cominciato a dire, a leggere, e lavoro vivo, lebendige Arbeit, non è nel dizionario. Io dico, sì, questa è la categoria fondamentale di Marx, è incomprensibile Marx in questa categoria e non esiste nel dizionario. E io le dico al professor Hauck, è un dizionario marxista di gente che non conosce Marx. Le dico così. Allora, noi abbiamo cominciato a dire archeologicamente Marx. Io dico noi perché è stato un gruppo di studenti 16 semestri. 8 anni. Noi abbiamo preso Marx in l'infanzia. È nato nel 1818. La famiglia di Marx, come era? Anton Trier. Qual era il nome di Marx? Marx si chiamava Marx Levi. Oh, Levi in ebraico se prete. La famiglia della madre veniva di Olanda. La famiglia della madre aveva 400 anni di rabbini giudio in Olanda. Marx aveva 300 anni di rabbini nella famiglia Marx in Trier. Il nonno
era el rabino de Trier. El onkel era el rabino de Trier. Lui era judaico. Allora io ho cominciato a descubrir che lui è un judaico, che alle 6 anni è stato bautizzato luterano perché il padre, che stava un avvocato del Kaiser, ha dovuto essere cristiano perché non accettava un judaico. Allora tutta la famiglia è stata bautizzata luterana. La madre non ha voluto. Ma Marx, quando aveva 40 anni, e alle notte le contava storia alla figlia Laura, le diceva: noi, le giudaico, so. E contava la vita di Gesù a sua figlia. Aveva una grande ammirazione per il fondatore del cristianesimo, Marx. Allora, io non racconterò questo perché ho utilizzato 16 semestri. Allora, farei qualche cosa di corto. Ah, ma perché io ho andato a Marx? Per questo problema. La relazione di pauper, popolo e classe. Allora, io volevo scoprire a fondo in Marx questo, ma quel che di più, Marx era anticristiano, anticattolico, era l'inferno, e allora io mi dico sinceramente, io comincerei a leggere a Marx, e quando io troverei una contraddizione con il mio principio, direi io non sono d'accordo. Questa è la priori. Ho cominciato a leggere l'examen quando ha fatto l'abitur, l'esame di bachillerato. Liceo. Fantastici, perché il fa un esame di religione luterana. Él prende un texto del Nuevo Testamento. Noi siamo le rama de la vide. Somos la rama de la vid. L'albero della vita. De la vid. Della vite. Vite. C'è in Johannes. Allora él dice, noi siamo parte della vite e noi prendiamo la vite della vide. Non abbiamo una comunità, Gemeinschaft, con la vita. Allora il parla di vita e di comunità. E tutto il capitale. Aveva 17 anni. E aveva una concezione del cristianesimo vital e comunitario. Allora non aveva una ruptura dello 17 anni fino alla morte, come ha detto Althusser. Lui Althusser. Althusser ha detto nel 1846 c'è una ruptura e lui ha lasciato Hegel e ha cominciato a fare il Marx scientifico. Althusser è un impostor, è una persona immoral. Él ha parlato di Marx sen finire di lire a Marx. E allora ha fatto un terribile. Allora ho cominciato a lire tutto. Le manoscritti 44. Marx fa un'antropologia per bisogna, la bisogna di mangiare, l'estomaco, le mani, descrive l'essere umano per le membri e le bisogna. È una descrizione ebraica, non greca. Non c'è intelligenza, non c'è volontà,
non c'è le categorie di Aristotele, sono come la Bibbia. Allora io ho cominciato a dire, già aveva scritto l'umanismo semita, e io dico tutta la terminologia di Marx è semita. È semita. Allora io ho cominciato a avere l'ipotesi. Marx è stato un teologo ebraico e si è preparato per essere l'assistente di Bruno Bauer in Bonn. E Bruno Bauer era un teologo luterano. E l'opera di Bruno Bauer ha 22 volumi e sono soltanto ermeneutica biblica. E lui si preparava per essere l'assistente. Allora, se Bruno Bauer non hubiera stato gettato fuori dalla università, Marx hubiera sido, come se non fosse stato appunto espulso, hubiera sido, sarebbe stato un teologo. Ma come Bruno Bauer è stato gettato fuori, è arrestato senza ufficio e ha cominciato a scrivere. E è stato nell'esilio prima in Francia, dopo in Belgica e è arrivato dopo in Londres, in 1848 e ha cominciato a studiare nel Museo Britannico. Che è stata la meglio biblioteca del mondo in economia. Allora, in questo momento aveva una intuizione dell'importanza dell'economia che non aveva studiato e ha cominciato lentamente a leggere, fino a agosto 1857. In questo mese di agosto, lui scriveva quaderni, come i quaderni di carceri di Gramsci, e aveva 140 quaderni che non sono finito di pubblicare fino ad oggi, e studiava l'economia, e un giorno lui ha cominciato a sviluppare le proprie categorie dell'economia. E allora se nel 57-58 scrive 8 quaderni grandi che noi chiamiamo de Grundrisse. Allora ha cominciato a lire de Grundrisse nel gruppo linea per linea, in tedesco io e lo studente nella traduzione. E un giorno, per novembre del 1983, ha tombato a miei occhi un testo di Marx, in lo Grundrisse, dove il parla del pauper. Allora io dico, questo testo di Marx è stato per me inesperato. Mai aveva pensato che lui stava completamente d'accordo con le ipotesi della filosofia della liberazione e con Levinas. E allora quando Levinas ha saputo che io studiavo Marx, le ha detto a me, amico Scanone, io non so che fa Dussel, io non ho niente di Marx. Levinas dice, io non tengo nessuna relazione con Marx, come fa questo Dussel? Levinas non ha conosciuto Marx, è un ignorante in Marx totale. Allora lui non comprendeva la identità della pancera. Allora, io ho scritto un volume di 400 pagine, un commentario delle Grundrisse.
nell'anno 2011 è stato tradotto in francese, in Armatan, e dice una novelità en la pensiero francese. Il primo commentario del Grundrisse de Marx che si pubblica in Francia. E questo libro io l'ho pubblicato nel 1985. E è stato pubblicato in Francia, è una novelità. Il primo commentario del Grundrisse. Per capire. Ora, Marx dice questo. La confrontazione essenziale nell'economia c'è fra il proprietario del denaro e il proprietario del lavoro. Io ho denaro e voi arrivate del campo alla città e voi avete soggetto del lavoro, volto a volto, volto a volto. Ma Marx, in un linguaggio hegeliano, dice il proprietario del lavoro negativamente non ha niente, perché viene del campo, non tiene casa, non tiene un medio di produzione, non tiene strumenti, è la negazione assoluta. Il dice, è l'absolute armut, è l'absolute povertà, è nudo. Allora io dico, il parla pauper ante festum in latino. Io dico, io cercava, buscava la questione di classe e povertà. Che è primero, essere classe operaria o essere pobre? Per Marx, prima è essere pobre, perché viene del campo e non ha niente. Non può mangiare perché se non vende sua corporalità, come la povera prostituta che vende sua corporalità a un maschile, maschile. Un maschio, a un uomo. Un uomo che compra su corpo un tempo, la viola, per il desiderio sessuale, l'operario che viene del campo non ha niente e le dice all'impresario della fabbrica, comprate il mio corpo, utilizzare il mio corpo 8, 9, 10 ore, adesso non per un desiderio sessuale, ma è per un desiderio che si chiama l'avarizia, che è così malo che la sessualità. Allora è l'alienazione dell'altro. C'è una totalità e l'altro è alienato perché è comprato e esplotato nel processo di produzione. Noi cominciamo a capire la etica. Allora, negativamente è la povertà e il parla pauper ante festum. Io dico, questo testo non è stato letto in tutta la storia del marxismo. Engels non ha preso coscienza, Lenin non ha preso coscienza e Gramsci non ha preso coscienza che la prima contraddizione se una persona che ha denaro che se obiettivazione di vita ma vita morta, denaro, in fronte alla vita dell'operario che è una vita come soggettività. E allora lui dice,
positivamente questo che è la negatività, adesso comienza il problema. Él dice, se la fonte creatrice del valore e quando io leto fonte quelle se ferisce quelle desvertes, io dico Schelling, Dio è la fonte creatore dell'essere. In la lezione di Schelling nel 1841 in Berlino, dove stava Marx, in Berlino, e utilizza la stessa parola di Schelling e dice: el pobre negativamente es niente y a niente, me positivamente se la source, la fonte creatrice, se ferisce, non productive, non reproductive, me creative del valor aus nix, ex nihilo. ¡Wow! No tenemos la creación hebraica en el cuore del pensiero de Marx. Mai un papa ha expresado la doctrina social de la Chiesa con la metafísica de la creación. Mai. Allora, yo digo, este Marx es más semita que el papa. Es más ortodoxo. E io ho scritto questo 40 anni, è stato tradotto all'inglese, tradotto al francese, persona mi ha detto niente. Perché? Perché è difficile da dire e di capire, ma perché non abbiamo coscienza di molte cose. Allora, Marx dice, questo povero, se la fonte creatrice del valore, il valore sarà, io mostrerò, il capitale. Questo testo appare dopo, questa è la prima redazione del capitale, perché io ho scoperto che Marx ha scritto 5 volte il capitale. Nessuno aveva la coscienza che Marx ha scritto 5 volte il tomo 1 e io ho fatto il primo commentario nel mondo delle 5 redazioni del Capitale. Allora è divenuto un specialista mondiale di Marx. Ma non è stato mio proposito è la filosofia della liberazione, il problema del pobre, il pobre latinoamericano. Ma adesso io ho strumenti teorici per capire. Il secondo manoscritto è 1861-63, quando ha finito le Grundrisse e l'ha cominciato di nuovo. E ha scritto di 1200 pagine, 6 volumi in tedesco, pubblicato fa 20 anni. Engels non ha pubblicato questo, conosceva, Engels conosceva, Lenin non lo ha letto, Gramsci non ha potuto leggere questo testo, stava inedito, nessuno ha potuto leggere questo testo, 6 volumi. Allora ha fatto un seminario e io ho fatto il primo commentario del manoscritto 61-63 di Marx, è stato pubblicato in inglese quando egli ha tradotto all'inglese 5 anni fa le 6 volumi di questo manoscritto e io ho messo un volume
commentario della pubblicazione, un latinoamericano ha fatto l'introduzione. Non aveva uno negli Stati Uniti che le poteva fare. In Moscou, sì. Aveva gente che conosceva, ma non ha fatto un commentario completo. Nella stessa luogo sistematico aparece di nuovo la confrontazione del possessor del denaro e il possessor del lavoro, la negatività della povertà e la positività della creazione. In che momento? Adesso io vado alla questione sistematica. Per Marx, il comienzo del sistema di categorie nel capital comienza esattamente una per una applicare la logica di Hegel all'economia. Fantastico. Una per una. Hegel dice, l'essere è indeterminato. E la prima determinazione, bestimum, dell'essere è la qualità. Marx dice, il lavoro vivo è indeterminato, perché se la soggettività corporale, prima di essere incorporato a un sistema, significa prima di essere incorporato alla totalità. Il cara a cara, volto a volto, del volto a volto del possessore del lavoro e del possessore del dinero, quando io pago con il dinero il salario all'operario, io prendo all'operario che è nella esteriorità e le metto dentro della totalità di ciò che sarà il capitale, è la subsunzione. In tedesco, subtio. La subsunzione è mettere dentro questo che è fuori, è la incarnazione. Perché la totalità è la carne, e questo che fuori entra a formar parte del sistema, perché la carne è la totalità. Allora, questo che stava fuori è messo dentro. Il quinto momento della categoria, se l'alienazione dell'altro, perché l'altro che stava nel campo era libero, era un essere umano, ma adesso io le pago e le prendo. E io ho letto L'inferno di Dante. C'è un libro qui nella biblioteca comunale e io ho preso avanti. Marx dice, questo che ha dinero va al mercato, incontra un povero, che non può mangiare, che ha necessità di denaro. Allora le dice, io te pago il salario. Bene? Bene. E allora Marx fa un teatro. Dice, prima entra il capitalista festivo, e dopo viene il povero operario, e viene dopo il festivo e entra in una porta che dice, qui soltanto business, se l'inferno di Dante. Io l'ho letto adesso. Allora per lei la fabbrica è dell'inferno, perché era la martirologio, era il luogo dove
il povero sarà esplotato. È una teologia, è una subsunzione. Questo che stava fuori entra, è il momento 5 della filosofia della liberazione, l'alienazione. E io ho discutito con Vattimo quando lui parla che è necessario debilitare il cristianesimo, perché c'è un testo di Paolo di Tarso che dice: Cristo, de forma de Dio, morfé Seu, entoisen sicht, auf Deutsch, ekenosen, en greco, ha été alienato e ha preso la forma de esclavo e ha morto con la croce. Filipenses 7:28. E Marx, en los Grundis, dice, el denaro que ha la forma de esclavo e utiliza la stessa parola de Pablo, morfé dulos, se enaltece a sí mismo y diventa de la forma de Dios. E io stavo nella Sorbona e ho donato una classe 200 marxisti, il professor Abensur e altri marxisti, e io ho detto, de dove ha preso Marx che il denaro in la circolazione ha la forma di esclavo e nel capital ha la forma di Dio? 200 marxisti, professori alla Sorbona. Nessuno ha parlato. Io dico, questo è Paolo de Tarso invertito. Il denaro si fa Dio e Dio, Cristo, si fa schiavo. Se l'inversione, allora per Marx le capitale è l'anticristo. È così l'anticristo che nel capitolo secondo del Capital Marx utilizza il testo dell'Apocalipsi, la bestia, la messo il numero in la frente e l'ha donato il potere di comprare e vendere. Nel Capital, un testo dell'Apocalipsi dell'Anticristo. Entendete? È quel che una cosa completamente distinta che ha letto tutta la tradizione. Perché un filosofo latinoamericano ha scoperto questo? Dopo noi possiamo parlare. Ma è molto importante. E allora, è l'incorporazione al capitale. E c'è un processo di lavoro. Adesso, il lavoro del lavoratore comincia a fare un processo. E Marx dice, la questione è qual è l'essenza del capital. Utilizza la parola Wesen, essenza, nel senso di Hegel. L'essenza del capital è composta per determinazione. La determinazione in Hegel è la morfé di Aristoteles. Morfé è la forma della tavola. Non è la madera, la materia. La determinazione è una negazione della madera. Come si dice? Madera e legno. La forma de tavola è una determinación del legno. El legno es la materia, ma la forma fa una tavola. Questo Aristotele le chiamava morfé. Morfé.
E questo Hegel le chiama determinazione. Allora il capitale ha molte determinazioni. La prima è il denaro. Allora la persona arriva al mercato, che è il mondo, di Heidegger o di Hegel, il mondo, la totalità di Levinas. E con il dinero compra il legno, gli strumenti, mezzi di produzione, e compra il lavoro. E questo è il problema etico. Compra una persona, è la destituzione, è la violazione, e non capisciamo che l'assalariato come salario è un peccato nella teologia. Nella filosofia è una falta etica. Prende al creatore dell'essere come una mediazione dell'essere. Perché allora, nel processo di produzione, producirà un prodotto, la tavola. E questo è la fabbrica. Ma dopo, il prodotto sarà messo nel mercato come una merce. E la merce sarà venduta per denaro, che è il denaro del comienzo, ma con un profitto, profitto. Di dove viene il profitto? Adam Smith, l'economista, calvinista d'Inghilterra. Non anglicano né cattolico, calvinista. Perché calvinista? Perché Calvino ha permesso di prendere interesse al denaro prestato, che è contro il Deuteronomio. Allora Calvino ha fatto un argomento e ha permesso a cristiani di donare denaro in interessi. E questa è l'inversione dell'Antico Testamento. Allora, Inghilterra non è tutto. Inghilterra è anglicana, è cattolica, ma presbiterana nel centro, calvinista. Io sono stato in Edimburgo e ho donato una lezione nella cattedra di John Knox, il fondatore del cristianesimo scottish. Allora Manchester, Glasgow, questo è calvinista. Adam Smith, il professore di etica, filosofo, e il fondatore dell'economia politica moderna, ha invertito l'Evangelio e ha invertito l'economia per fare la coerenza fra il cristianesimo e il capitalismo. Ha invertito l'economia politica perché di dove procede la guadagna, il profitto? Del lavoro del proprietario. Non è possibile. Allora Marx dice, il profitto viene perché c'è un salario che io pago all'operario. Allora c'è necessità di un tempo necessario, sociale, per riproducere il valore del salario. Significa che l'operario deve lavorare per pagare il salario. Ma Marx utilizza la parola reproduzione. Ma nel tempo restante, il continua di lavorare. Questo è il plus tempo di plus lavoro. Nel tempo del plus lavoro, l'operario
crea el valor de la nada. Shifun. Perché non è stato pagato nel plus tempo del plus lavoro, e allora Marx non utilizza che nel tempo necessario riproduce il valore del salario. Ma adesso non riproduce un salario, sino che la soggettività della corporalità del salariato produce de sua vita un valore che è più che il valore del salario, il plus valore. Ma questo atto non è produzione e riproduzione, Marx utilizza la parola tecnica, fa la creazione. Schöpfung. Allora, attendete, nel 1984, un anno antes della perestroica, io stato in Berlino, e andato alla DDR, alla Deutsche Demokratische Republik Comunista, e a 500 metri dell'Alexanderplatz è andato all'Istituto Marxista-Leninista, 5 piso, e lavorato nelle inedite di Marx. Allora il mi ha visto che io ho lavorato, e le gente che pubblica Marx dell'inedito al tedesco mi hanno invitato a una riunione. E noi mettiamo 10 persone, il vice direttore dell'Istituto Marxista-Leninista di Berlino, questo che conosce Marx meglio che nessuno nel mondo, perché è un tedesco, che lee il tedesco di Marx. E allora io le dico, voi avete avvertito che Marx utilizza la parola Schöpfung come en la praxis productiva del plus tempo, del plus lavoro. Dice, ¿qué es que vos dicete? No. Allora, on ha preso el libro que él publicaba en tedesco, hemos abierto, hemos leído, y me han dicho, no publicamos Marx. Me sempre è necessario studiare Marx, e non hanno potuto refutare. Che strana situazione. Un filosofo latinoamericano, nel cuore del pensiero marxista-leninista, les ha detto, voi non conoscete Marx. Allora, io sono tranquillo, nessuno può mettere in questione questo, perché la gente che conosce Marx nel mondo mi hanno donato dopo 4 volumi come un regalo. 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 Cada volume sono 120 euro. Allora io lo tengo in mia biblioteca. Comprendete? Fino adesso io non ho trovato niente contro il mio pensiero. E più. Se io prendo la fede cristiana, e non solo cristiana, cattolica, non trovo nessuna contraddizione nel pensiero di Marx. Più diventerà un padre della Chiesa, in quegli anni, sarà utilizzato come Tomás de Aquino ha utilizzato Aristotele, ortodosso in tutto. L'ateismo è antifeticista, il materialismo è l'affermazione della Vasar, Sark, della carne ebraica, non ha niente a fare
con la materialità fisica, e l'universo è materia e l'espirito. No, Marx non utilizza questa terminologia e non è in questa posizione. Bene. La prima determinazione dell'essere è la quantità. Marx dice, la prima determinazione del lavoro vivo, indeterminato, come l'essere è indeterminato, questo è l'essere dell'economia. Per Hegel, l'essere del diritto è la volontà, la volontà. Ma dell'economia è il lavoro. Allora, il lavoro vivo è la soggettività corporale della stessa persona. Persona, perché quando lui dice affermativamente se la fonte creatrice, il dice è immediatamente la persona, e utilizza la parola persona, come Hegel. Esa es la corporalidad. Ahora, la primera determinación del capital, cualitativa, es el valor de uso. El valor de uso es la primera determinación de la realidad cualitativamente, como es la cualidad de Hegel en la lógica. Ma attenzione, che è che c'è il valore di uso? Non sono la proprietà fisica della cosa. Una manzana. Mela. Una mela, c'è una costituzione fisica, a proprietà. C'è calorie, proteine, le costitutive fisiche, ma come costituzione fisica non è valore, e meno utile. Per essere utile è necessario che sia en una relación con un essere vivente. Si no c'è la relación de la manzana, de la mela con la vida, que cuando no può reproducere la vida porque ha consumido energía, necesita mangiare, se la bisogna. Se non c'è bisogno, questo non è utile, ha proprietà fisica, ma non c'è valore di uso. Uso. È valore di uso in l'attualità della relazione. La realtà cosica se constituye en el vocabulario de Husserl como útil para un ser viviente que necesita de reproducir la vida. Ahora, la bisogna, el punto de partenza, la bisogna. Y ahora vos que fichete mi prima exposición. Hammurabi, no, el libro de muerte de Egipto, Osiris, l'ha demandato al muerto, ¿cuál que a vos habéis fatto de bueno? Yo le donare de mangiare a sé que ha fame. ¡Wow! ¿Qué significa? El essere vivente, si no mangia, muore. E perché io sono vivente, io ho bisogno di riprodurre la vita e io costituto le proprietà fisiche della realtà
como utile per riprodurre la vita e la relazione. Se non c'è la relazione, non c'è valore di uso. È tutta una metafisica. Gli economisti non capiscono questo. Io insegno qualche volta nella facoltà di economia, non capisce. Allora Marx è stato un filosofo. La quantità, la qualità e il valore di uso che determina la soggettività. La seconda determinazione per Hegel dell'essere è la quantità. E la seconda determinazione per Marx è il valore di scambio. Scambio? Scambio, uguale. De cambio. Significa che una cosa che tiene valore di uso per essere scambiata con altra cosa, ma noi abbiamo necessità di qualche cosa in comune per fare l'intercambio. Se la quantità, il tempo che si necessita per produrre questo prodotto, se la quantità. Allora, la quantità, seconda determinazione della logica di Hegel, se in Marx il valore di cambio. La terza determinazione in Hegel, se la relazione fra la quantità e la quantità, la misura, la quantità mide la qualità e questo è il denaro per Marx. Il fa esattamente l'economia a partire della pensiera più astratto di Hegel, è filosofo. E così finisce la prima parte della dottrina dell'essere in Hegel, che è la dottrina della merce in Marx, il capital. Ma la questione più importante è come si passa alla seconda parte, che è la dottrina della essenza, non dell'essere in Hegel. Per Hegel, essenza è l'essere, ma riflettato sobre se stesso come fondamento. È difficile. Grund. E allora aparece il fenomeno fondato nel fondamento, l'essenza. Cuidado, la opera seconda di Levinas dice: d'altra maniera che essere, al di là dell'essenza, se giustamente al di là della totalità, come essenza in Hegel. E per Marx, come per Hegel, è necessario passare dall'essere all'essenza. E questo passaggio è una Übergang, andare sopra è la dialettica. E questo è il problema fondamentale adesso, la differenza entre Hegel e Marx. Non è che Hegel è idealista e Marx materialista, questo non ha nessun senso, perché Marx non è stato materialista, leninista, né niente o das. Adesso è la differenza fra Hegel e Marx. Per Hegel, l'essere diventa in la mismità fondamento. L'essere diventa fondamento de fundato, ma se lo stesso. Per Marx, il passaggio del dinero al capital non si può fare direttamente. Infinita quantità di denaro
non fa niente di capitale. Qui c'è una cesura infinita. Il capitale ha altra costituzione che il denaro. E questo è il momento della creazione. Creazione, perché quando il lavoratore, il lavoro vivo, è preso nel capitale, e produce di niente il plusvalore, significa che il capitale ha qualche cosa che non è denaro, perché procede di non essere, di niente. Significa il denaro, infinito denaro, non è un'unità di capitale, perché il capitale è l'accumulazione non di denaro soltanto, ma di plusvalore, significa di qualche cosa che il lavoratore pone nel capitale, che non stava nel denaro originario, surgisce della nata. E questo è il momento messianico. Questo è nel paradigma della filosofia della liberazione, e il paradigma di Walter Benjamin, e il paradigma del mosaico, è la questione filosofica. Egitto, se le denaro. E per Hegel, questo diventa la terra promessa, se stessa. Significa, Egitto diviene la terra promessa. Non c'è terra promessa se lo sviluppo dell'Egitto, dello stesso, le mem. Ma perché per essere distinto il sistema futuro, c'è l'irruzione messianica che pone in questione il primo e fa la creazione della novelità. Questo è il momento dove il povero pone nel capitale plus valore che non è denaro e che viene dalla niente, e il capitale ha una parte che se è l'antico Egitto, ma ha altra parte che viene di fuori del sistema, del non essere. E Marx usa questa parola, di non essere. L'essere del capitale è il non essere del lavoratore. E utilizza una terminologia molto filosofica che l'economista marxista lee e non capisce niente, perché ni Lukács ha capito. Perché Lukács non ha la categoria di esteriorità, soltanto di totalità. E allora utilizza la totalità come unica categoria. Io dico, non ha capito Lukács, e io posso mostrare che non ne capisce niente Lukács. Este è un ortodosso hegeliano, ma non ha capito che Marx ha invertito Hegel. La ruptura con Hegel se che il capital ha un costitutivo de non esse che procede del povero che dona una parte di sua vita. Perché? Perché valore per Marx è objetivazione di vita. E allora la metafisica di Marx è vita-morte, è attuale, è ecologica. E in tutta l'economia capitalista non c'è lavoratore, non c'è morte, non c'è vita. Se il capitale umano è una parola contraddittoria, come va a essere capitale umano?
il capital è inumano, perché giustamente esplota al lavoratore. E continua, tutte le categorie di Marx sono esattamente parallele della logica. Ma qui è la ruptura. Marx non è hegeliano, perché introduce il passaggio, la trasformazione, che è un capitolo, del denaro in capital per la introduzione di una fonte creatrice della niente del capital, che è la novelità. E questo è il profitto. Il profitto è la parte non pagata della vita oggettivata del povero assalariato. Allora un problema etico mostruoso, perché è fondato nel robo, di vita umana. C'è è una metafisica vitalista dell'alterità. Allora io dico, questo è esattamente Levinas. E dice, c'è un pauper ante festum, quando viene del campo alla città, nudo, e dice, comprami, perché io non ho denaro per vivere. L'altro le compra e le introduce nel capital, adesso è pauper in festum, alienato nel capital, e dopo, se non ha bisogno, fuori il pauper post festum, la disoccupazione, il 50% della gioventù non ha lavoro, pauper post festum. Marx, fantastico, è una cosa incredibile, è una etica economica teologica, perché il parla del feticismo. Il feticismo è lo sviluppo della divinizzazione del capitale. Io farei un schema più complesso adesso. Denaro che compra medio di produzione e lavoro, che produce prodotto. Questo è il momento produttivo del capitale. Ma il prodotto è messo nel mercato è la merce. E la merce è venduta per denaro con profitto e questo profitto ritorna. Non è un circolo, è una spirale crescente. Perché il profitto a chi è denaro, ma a chi è denaro più profitto e a chi è denaro più molto profitto, e dopo tutto il denaro viene di non pagato plus valore, è un robo accumulato. Il feticismo significa distruggere le due termini della relazione. A è relato a B. Il padre ha una relazione con il figlio o la figlia. Sono quattro componenti, il padre uno, la figlia due, la relazione tre e la direzione della relazione quattro. Il quattro categoria, quarta categoria di Aristotele nel libro delle categorie. Il padre ha una relazione con il figlio in questa direzione. Che significa? La paternità. Ma se io metto in A il figlio e in B il padre, è altro tipo di relazione, è la filialità. Ma se io interrompo la relazione, e in questo momento A si fa un assoluto, non relato. L'absolutizzazione di un termine della relazione è il feticismo, per Marx. È la divinizzazione.
c'est la totalisation de la totalité. Et un nouveau moment, Levinas. Et l'origine de tout est le lavoro vivo. C'est qui. Mais le lavoratore ne voit la différence entre le salario et le lavoro vivo. Crede que le salario paga le lavoro. Et Marx dice: il lavoro non ha valore. Perché? Perché il lavoro è la fonte creatrice del valore, ha dignità, non valore. Questo è più cattolico che il cattolicismo. È assolutamente ortodosso. Io dico, le Papa non ha compreso niente della dottrina sociale. Marx sì, dice il lavoro non ha valore. Agnes Heller è marxista, che è stato discepola di Lukács. Io ho confrontato, le ho detto alla professora Agnes Heller, che aveva stato in Budapest, in Australia, in Stati Uniti, nella New School in New York: voi fate una etica de valori en Marx, è impossibile. E non ha cominciato un dialogo forte, perché lei, ella, è molto forte. Ma con Apple un può parlare tranquillo, razionalmente, ma con Agnes Heller è impossibile. Allora io ho detto, voi non siete marxista. Ma perché ella parla del valore del lavoro. E Marx dice esplicitamente, es un concepto ficticio parlare del valore del lavoro, perché il lavoro è la fonte creatrice del valore e non ha valore. Il lavoro umano è infinito. Totalité è infinito. È infinito. Io pago la forza del lavoro, c'è altra cosa, niente a fare con il lavoro vivo. Allora, il lavoratore assalariato non fa la distinzione, crede che il salario paga il lavoro e allora non scopre dove è esplotato. Allora, la tarea teorica politica di Marx e dire al lavoratore, il salario non paga vostro lavoro, e se paga il valore del vostro lavoro, non paga tutto il valore, voi siete rubati. Allora, se l'operario prende coscienza, per cominciare a prendere coscienza, e prendere coscienza è il momento messianico, e la ribellione, e la confrontazione. Ma questo è il valore, il capital industrial. Ma dopo è il capital commerciale, che ha cominciato nel 1491 e la modernità con America Latina. Entonces il commerciante toma denaro del banco e compra la merce. E dopo vende la merce per denaro e paga al banco il denaro più l'interesse. E questo è il capital finanziario. Oggi il capital finanziario ha preso tutto. Ha preso in mano il capital commerciale e il capital industriale. Ma il feticismo, se non fa la relazione del lavoro vivo con tutte le altre categorie, allora il lavoro vivo lavora in la fabbrica, e quando il gran capitalista di Wall Street
dona un dinero a un Estado, una deuda, debito, io non voglio nessuna relazione entre il debito che io pago e il lavoro dell'obrero nella fabbrica. Questa distanza è infinita, s'ha feticizzato. E Marx chiama a questo capital Moloch. Questo Moloch è stato un dio fenizio che immolavano il figlio, primo figlio, al dio, in Biblos, Sidon e altre città fenizia. E Abramo ha dovuto sacrificare Isaac a ese dio, ma non hanno voluto, perché amava Isaac. Ma l'Edipo è l'immolazione del figlio al padre. Marx aveva un figlio, Edgar, ha morto di freddo in Londres. E allora Marx è povero. E l'ha scritto a Engels. Non ha scritto, mio figlio è morto perché noi siamo poveri. No. L'inconsciente di Marx, come ha lavorato? L'ha scritto a Engels, mio figlio è morto. Una vittima más del ídolo. E aveva un'interpretazione teologica della morte del figlio, perché Moloch permetteva che il ricco comprara a un niño, bambino, pobre, e le sacrificava nel luogo di suo figlio. E allora Marx ha detto, mio figlio è un figlio di un pobre, ha morto, una vittima más dell'idolo. La stessa cosa di che Bartolomé de las Casas, quando ha detto offrire Dio il pane robato al povero e uccidere il figlio in presenza del padre. Ma questo non è un padre, è un idolo. È fantastico, è coerente, è completamente... Interrumpo un momento per continuare e dopo ritorno. Dopo questo manoscritto di 1200 pagine, nel 1863-65, Marx ha scritto le tre volumi del Capital. Uno, due, tre, tutto. Ma non ha pubblicato. Perché? Perché era scrupoloso. Perché non stava maduro. Allora non ha potuto. E ha cominciato nel 1866 la quarta redazione del Capital, che è stata la prima edizione in Hamburgo, il 67. Ma dopo... En el 1873 ha fatto moltissime correzioni, più di 100 pagine, la seconda edizione del Capital, la quinta redazione. E c'è novelità in questa. Allora, questa archeologia del Capital, che questi anni noi commemoriamo il 150 anniversario dell'apparizione del Capital. Io devo donare in tre settimane alla Università di Messico una conferenza sui 150 anni della pubblicazione della prima edizione del Capital. Questa evoluzione non è stata mai fatta. La gioventù può avere di Marx una nuova visione, nuova, completamente differente. Per esempio, Marx fa la distinzione di
valor de usacio, uso, valor de cambio, me valore como valore. Ma questa distinzione del valore come valore l'ha fatto nella quinta relazione, non ha apparito nella prima relazione del Capital. Perché? Che ha passato? Allora, io ho entrato al laboratorio delle costruzioni di categorie. In novembre del 57 ha scoperto il plus valore. En marzo del 62, el precio de producción. Y así, yo puedo decir en qué mes Marx ha arribado a hacer la construcción de una categoría. No ha estado clara al comienzo. Cometeva muchos errores prima de llegar a avere una concepción. Es evolutivo. Ha estado una tarea molto interessante, e dopo questo io tengo una visione di una filosofia dell'economia che stava, come voi avete visto, in la terza parte della filosofia della liberazione, l'economica. Ma io ho letto Marx per scoprire prima ¿qué significa el pobre? Adesso yo puedo decir, el pobre es un concepto fundamental en Marx. Y la clase es otro concepto, ma es más importante el pobre que la clase. Porque la clase, el momento que el pobre es subsunto en el sistema capitalista y diventa una clase explotada. Pero per me il problema non è questo, è perché il sud coloniale è povero, Europa, Spagna prima, Alemania, Francia, Inglaterra, Stati Uniti sono ricchi. Che passa la relazione nord-sud? E allora per me il problema è la teoria della dipendenza, che è stata una creazione della scienza sociale latinoamericana. I paesi coloniali hanno stato economicamente esplotati e hanno utilizzato la terminologia di Marx per mostrare, ma non l'hanno fatto esattamente. Allora c'è un gran marxista dell'Ecuador che dice la teoria della dipendenza non ha luogo nel paradigma di Marx. Non ha. Questo è un problema burghese, perché se un paese è ricco e l'altro povero, allora c'è una burghesia di un paese ricco che esplota al paese pobre, è un problema fra burghese. E Marx non parla della competenza entre burghesia, ma parla della classe operaria. Questo marxista molto importante non aveva letto Marx come io ho letto. Io ho letto tutto Marx. Non per trovare uno o due testi per fare una dottrina ipotetica, no, non abbiamo letto tutto. Allora Marx dice, claro, c'è una relazione del capitale lavoro e c'è una relazione di esplotazione di un capitale a altro capitale. Marx, e giustamente un capitale più sviluppato per esplotare a un capitale meno sviluppato. Che significa sviluppo? Allora, Martín Cueva è marxista e dice che il sviluppo è una dottrina burghese. Il sviluppo, Entwicklung, in Hegel, se l'Entwicklung
il sviluppo del concetto che diviene la idea, il concetto più metafisico in Hegel, sviluppo. Marx utilizza la parola sviluppo e utilizza la parola più sviluppato come paese e meno sviluppato. Le marxiste latinoamericane non conoscevano questo. Io ho detto, è Marx, finito. Ma il tomo 1 del Capital che Marx ha pubblicato stava al comienzo del suo progetto. Él pensava 3 volumi. 1, 2, 3. Ha pubblicato soltanto il primo. E c'è tutta una problematica perché non ha pubblicato il 2 e il 3. Io tengo un'ipotesi forte. Questa era la prima parte di dopo una seconda parte che è stata la competizione. Competizione? Sì. O la competenza? Nel mercato, no, competizione. Sì. Competizione. La terza è il capital creditizio e il capital fiduciario. 4 parti di un gran trattato del capital. E l'ha pubblicato questo. Ma questo è la prima parte di 6 parti. Era il capitale, il salario, e dopo la renta, e dopo dalla nazione, l'Stato, la relazione tra gli Stati, il mercato mondiale. 6 parti. Allora, una parte, 2 parti, 3 parti, 4 parti, 5 parti, 6 parti. E l'ha pubblicato la 1, de 3, de 4, de 6 parti del suo programma. Ha pubblicato la 1. 72 parti del programma. Allora è necessario continuare per arrivare al mercato mondiale e nel mercato mondiale vedere la relazione d'Europa e le colonie. Allora è necessario fare molto e questa è mia tarea. Io ho pubblicato un libro, l'ultimo, 6º, 16 tesi di economia politica, un'interpretazione filosofica, dove io provo la questione di perché le paesi poveri sono esploitati per le paesi più sviluppati. Sviluppato significa maggiore componente tecnologico nella produzione. Viene il problema della tecnologia. Allora, io volevo adesso parlare 2 minuti. Tecnologia, che significa, perché la rivoluzione industriale e il problema ecologico in Marx, che per me è l'unico autore che parla del problema ecologico scientificamente. Le altre sono moralina, sono proposito, come la riunione di Parigi, o farà e non fa niente, perché che è il problema? Rapido. Il luogo del problema della tecnologia, l'ecologia, il sub-under, subdeveloppo, il più grande è il problema della competenza. Stava l'altro trattato che Marx non ha sviluppato, per dire
semplicità assoluta, la questione è molto più complessa. Una tavola può avere 8 di valore, altra 10 e l'altra 12. Il valore diviene prezzo nel mercato. Valore ha in relazione al tempo di lavoro. Se questa tavola io l'ho fatto in 8 ore, ha meno valore. Questo io necessito 10 ore, más valore. Questa 12, más valore. Significa che questa è sottodeveloppata e questa è più sviluppata. Se io produco in 8 ore perché io ho meglio strumenti, meglio tecnologia, e se io posso fare una merce con meno tecnologia a meno prezzo. Il prezzo è la media di tutte le prezzi. Allora, il prezzo di questa tre tavola è 10. Ma questo che le fa di una maniera primitiva, perde 2, perché non ha buona tecnologia. Ma questa che la fa in 8 ha più profitto. Più del plusvalore, extra profitto, che le prende di questo che non ha tecnologia. Allora, l'idea è questa. Più tecnologia, per qual è la causa della tecnologia? E questa è l'esplosione della rivoluzione industriale nel secolo XVIII. Le capitali fanno la lotta tra loro. E la questione è vendere la stessa merce con meno prezzo. Se chi la vende con meno prezzo, distruggere le altre. E utilizza il valore dell'altro per la ricerca, per la propaganda, per molte cose, e distrugge le altre capitali e arriva un momento che ha il monopolio. Perché ha distrutto tutte le altre. E nell'orizzonte della competenza, perché questa è competenza del capital 1 con il capital 2 con il capital 3, Marx dice la competenza può essere di un capital con altro, di una rama dell'albero, una rama della produzione, o di una nazione con altra nazione. Y entonces, si Inglaterra comienza la revolución industrial, puede vender la stessa merce più barata, con meno precio, meno cara, y destruye el altro. En 1890, Fichte, el grande Fichte, ha escrito un libro, L'economia chiusa, un libro di economia, Fichte, e dice l'Alemania deve chiudere le frontiere, non comprare nessuna merce inglese e sviluppare l'industria e dopo noi potremo fare la competenza. Ma se on compra la merce inglese molto con meno prezzo, mai noi potremo avere l'industria propria. E questo è il problema d'Italia e la Germania oggi, evidente. E adesso le cinesi cominciano a avere più produttività che le stesse Stati Uniti. Allora perché? Perché hanno una lunga storia di sviluppo tecnologico. Ora capite, la tecnologia è la vita o la morte dell'economia, perché io ho bisogno di una meglio tecnologia per avere nel stesso prodotto meno prezzo.
E allora mai aveva stato la tecnologia una mediazione dell'economia. E questo è il problema ecologico, perché l'economia deve vendere con il meno possibile prezzo. Se la tecnologia utilizza petrolio, che è un bene non rinnovabile, lo scelto, è necessario. Se no, io voglio sviluppare un'auto elettrico, necessito, bisogna 30 anni, e l'altro mi distrugge il prossimo anno. Allora io non posso fare, perché io devo utilizzare una fonte di energia immediata, perché la competenza è implacabile. Allora la fonte del problema dell'ecologia non è la tecnologia, è il criterio di scelta, di quale tecnologia io decido. Il capitale è il problema, non la tecnologia, e tutti i partiti verdi e l'ecologia parla della tecnologia, ma non sono contro il capitale. Il capitale è il problema, perché è il criterio fondamentale che sceglie il mezzo per produrre il prodotto con meno valore. E capito? Questo è fondamentale. Tutti i movimenti ecologici sono moralina, perché non arriva a capire che è tutto il capitalismo il problema. Perché il criterio del capitale è l'aumento della tasso di profitto. Allora, io tengo denaro, dove io pongo mio denaro? Dove mi dona il 6% annuale o il 7%, no dove tengo il 2%, perché in questo caso io non fa business. La razionalità del capitale è invertire dove c'è una tassa maggiore di profitto. Ma questa logica deve utilizzare una tecnologia che, se è antiecologica, lo sento, ma non può evitare, perché sennò l'altra mi distrugge. Il problema non è la tecnologia, è il capitale come capitale. Questo Marx le chiama il plusvalore relativo. Nel trattato del valore relativo si trova il mistero della rivoluzione industriale. Inghilterra, dopo Cina, ha cominciato a sviluppare la tecnologia. La tecnologia no crea valor, pero diminuisce el precio del producto y el valor. No crea valor. El único que crea valor es el ser humano. Ma la tecnología es más rápida, es más precisa, e allora riduce la proporzione del salario nel valore del prodotto. E se io tengo una tecnologia mala, poca, produco con molto tempo, con molto valore, con molto prezzo, io non posso vendere il mio merce. Io sono fuori dal mercato. Allora adesso non si fa in un anno, si fa in 500 anni. E Europa, per le colonie, ha preso la priorità in questo processo e sempre ha la tecnologia di punta.
e le altre hanno un sottosviluppo industriale e non può sortire sino in certe situazioni di crisi. Per esempio, Alemania, le tedeschi, hanno sortito del sottosviluppo per l'elettricità. È una nuova fonte di energia. E allora hanno potuto, e la Siemens e la General Motors in Stati Uniti, entrate al processo. E il Giappone ha entrato dopo della guerra per l'imitazione al capitalismo con un basso salario. E la Cina ha entrato in questa etapa elettronica. Allora, quando c'è un cambio fondamental material en la producción, cualquier nación arriba a poder entrar en el círculo privilegiado. Me, adesso, si México produce un producto de otro, Estados Unidos, no, lo contrario, si Estados Unidos produce un producto de otro y México de 12, el precio e 10, questo è un transferenza di valore. E questa transferenza è ricchezza che va dalla periferia al centro. Non è semplicemente come l'epoca coloniale che hanno preso l'argento senza pagare. Adesso può fare una competizione, ma la competizione è desiguale. E allora c'è un'esplotazione. Allora per me è fondamentale. La teoria della dipendenza dice noi dobbiamo cortare questa dipendenza e fare la liberazione. E questo è il significato al comienzo, 1968, della teoria della dipendenza e la liberazione. E in questo momento è nato la filosofía de la liberación es la teología. Dopo yo parlerò de la teología. Me ha stato una invención científica de las ciencias sociales que nos ha mostrado una explotación global. No es una persona que explota a otra o una fábrica que explota a otra. Es mundial. El centro più sviluppato, Europa, Stati Uniti, Giappone, dopo la guerra, esplota la periferia e continua oggi, più che avanti, perché la distanza si fa più forte. Entonces, in etica, questo è il male. Il male è la negazione della vita della gente che non può fare una competenza in igualanza di opportunità. E Apple, per esempio, parla della comunità di comunicazione che deve avere simmetria fra gli argomentanti, e c'è non c'è simmetria. Allora noi abbiamo necessità di fondamentazione scientifica della scienza sociale, economica, sociologia, eccetera, e dopo fare una etica, una politica, una filosofia dell'economia per capire che significa povere, ma non individuale, collettivo, comunitario, culturale, e dopo l'ideologia che fonda e fondamenta l'esplotazione del pobre come se fuera natural. E questo è l'eurocentrismo. E quando noi cominciamo a leggere gli autori, Hobbes, Locke, Hume, tutti sono in questa ideologia. E tutti giustificano il colonialismo, l'esclavismo e la cultura europea. E desconosce tutti gli altri, ma hanno una fondamentazione economica. Io non ho più
descrivere tutti i passi del pensiero di Marx, perché sarebbe molti semestri. Ma voi vedete, i miei studenti di filosofia hanno perduto l'ingenuità. Sì? Ingenuità? Sì, ingenuità. Io dico, è necessario di conoscere Marx, non per essere marxista, ma per perdere la ingenuità. Ingenuo è quel che uno che crede che le cose sono come sono. Esa è la naturaleza. No, è un sistema storico che è in crisi, in una agonia oggi, perché il problema ecologico è un limite assoluto del capitale. E giustamente per questo in che io ho continuato il pensamento di Levinas e ho preso molta più importanza adesso alla vita. L'altro è altro, ma è un vivente altro, è una corporalità vivente. Allora, mia etica, il primo principio etico è l'affermazione della vita. E dopo, come devo maniobrare la vita, comincia l'argomentazione apeliana. E dopo fare una affermazione della vita razionale, ma possibile. E questa è la fattibilità. Tre principi. Ma dopo che arrivo al sistema come totalità, che è un'affermazione della vita consensuale e possibile, la etica, allora io dico, ma c'è l'altro, e l'altro dominato, e irrompe l'altro messianicamente e pone in questione il sistema che produce al povero, e allora noi dobbiamo fare altro sistema più giusto, non perfetto, ma più giusto. Allora c'è tre momenti: il sistema, la critica messianica, il nuovo sistema. E questo è Marx, perché Marx aveva molto chiaro il capitalismo, la critica al capitalismo. Allora, il libro di Marx non si chiama Il Capital, si chiama Critique del Capital. Critique. ¿Qué significa la crítica, critique? Significa un giudicio negativo del sistema que ha como punto de partenza la víctima del sistema. Hermann Cohen profesor en Marburg, il fondatore del neocantismo di Marburg. Io sono stato in Marburg, è stato nell'istituto, e ho preso un libro. Ha stato Metafisica e religione. Hermann Cohen è un professore neocantiano, ma alle 65 anni ha tomato il ritiro. Si è ritirato. Si è ritirato. E allora ha detto, io sono giudaico, adesso io voglio clarificare che significa questo. E ha lesato, non lesato, ma ha utilizzato il neocantismo per ripensare che è il giudaismo. E Metafisica e religione è un libro di questo libro di Cohen. E allora io ho aperto il libro e dice così: il metodo dei profeti di Israele è prendere il luogo del poveri, e da questo punto
fare la critica della patologia dello Stato. Io ho detto, wow, è la filosofia della liberazione. E tutto Levinas, sicuro, è stato il nono del Levinas. Perché Cohen ha stato letto per Rosenzweig e Rosenzweig ha prodotto Levinas. Ma Cohen dice esattamente il problema. Ascoltate, il metodo del profeta significa della critica e prendere il luogo del poveri. Allora io dico, in Messico, quando la gente viene a Messico e fa con un bus di turismo, va al quartiere bellissimo, voi credete che sono in New York, è una città bella. Dico, questa è la parte positiva. Fa una visita a tutte le quartiere di miseria e voi vedrete l'inferno. Questo è il luogo. Allora, se voi siete là, io sono giustamente in la Università Metropolitana di Messico, in un quartiere di 2 milioni di persone, dove la più alta povertà e la più alta criminalità e la più alta consumo della droga, è un luogo difficile. E allora dico, questo è un buon luogo per fare filosofia, perché io prendo il luogo del povero e di questa prospettiva e vedo adesso la totalità del sistema. E questa è la critica. La critica è una teoria attraversata per una opzione etica che mi situa in sostituzione Levinas, del poveri e sviluppare una teoria per giustificare la ribellione di questo povero contro il sistema che lo impoverisce. E per questo in l'economia non c'è miglior persona che Marx, non c'è fino adesso. E assolutamente attuale, perché è un pensatore del secolo XIX, ma lui ha parlato sull'essenza del capitale, e l'essenza del capitale è attuale. Oggi si produce più valore in Cina, e allora io posso utilizzare questo autore in una più complessa visione. Questo è un capitolo della filosofia della liberazione che si è sviluppato, sono 5 volumi grandi di 400-500 pagine di Marx, ma io ho fatto una politica di 1500 pagine, di stessa forma. Voi avete 20 tesi di politica in italiano, e queste tesi 20 sono 20 perché sono 20 sessioni di un seminario che io le ho fatto alla gioventù di un partito politico, non della università, di un partito di Messico. Allora io ho scritto una tesi per cada uno de la sessione del seminario, e le giovani di un partito politico può leggere una politica latinoamericana, perché surge dell'esperienza, è il comienzo di un processo, e c'è una erotica latinoamericana e una pedagogica latinoamericana, eccetera. Allora è una filosofia sistematica. Il semestre passato ho preso la enciclopedia della scienza filosofica di Hegel, che è il sistema di Hegel,
chi l'ha scritto per i discepoli, piccolo libro, come è un piccolo libro questo. Hegel ha scritto la enciclopedia. Noi abbiamo studiato la sistematicità dell'enciclopedia e visto i momenti dove c'è la visione eurocentrica dell'identità e tutto il sviluppo di questo sistema, in uno le abbiamo comparato con il sviluppo del sistema della filosofia della liberazione, dove sono le differenze. A altro sistema ma è sistematico. Perché? Perché è necessario avere una visione della totalità, e la posta in questione della totalità è l'apertura, l'apertura al futuro. Bene, io ho parlato troppo, come sempre, ma è voluto donare questa idea di Marx, ma non soltanto. Può essere che dopo il pomeriggio, si dice? Sì. Sì, sì. Pomeriggio, questione che io non espongo molte volte in Messico, perché io mi presento all'Accademia come filosofo, ma come voi mi aveste demandato di entrare alla teologia della liberazione, è possibile, perché Marx in la gioventù ha un testo bellissimo che dice la critica della teologia è la critica della politica. Che significa eso? E io penso che più che teologia, noi facciamo la critica della teologia. E questo ha relazione, io voglio mostrare con la ipotesi di Walter Benjamin. Walter Benjamin ha pensato esattamente lo stesso, ma il non l'ha potuto sviluppare. E non l'abbiamo sviluppato. La differenza con Benjamin che noi abbiamo sviluppato l'intuizione di Benjamin. Io le mostrerò dopo la tarde. Muy bien. Gracias.